piace parlare degli episodi degli arbitri. Per me oggi abbiamo disputato una grandissima partita, è un peccato grande lasciare due punti per strada, perché oggi sarebbero stati molto importanti. E quindi facciamo mea culpa e proveremo a prendere spunto dagli errori per non rifarli in futuro. E noi a volte forse ci dimentichiamo che sono gli avversari che sono bravi, perché fare il primo tempo che abbiamo fatto noi a me non capita raramente di vederlo. Siamo venuti qua con tanti giocatori offensivi a provare a comandare la partita, ci siamo riusciti. Questo avversario pochi giorni fa era andato a spadroneggiare in casa del Palermo. E non è facile fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo, poi gli avversari sono venuti fuori. E abbiamo dato un pizzico di coraggio con ingenuità appena rientrati, abbiamo permesso di rientrare in gara e poi nella ripresa abbiamo subito qualche occasione, ma ne abbiamo anche creati i presupposti per chiudere la partita, non ci siamo riusciti. E nel momento in cui penso forse neanche loro credevano più al pareggio è arrivata questa mazzata per noi che ci prendiamo e che spero che per il futuro possa essere di grande insegnamento. Se guardiamo i risultati penso che anche altre squadre forse hanno perso la concentrazione all'inizio alla fine, non si può pensare di venire su un campo difficile come questo, di una squadra che l'anno scorso giocava in Serie A e fare la partita a 90 minuti, noi l'abbiamo fatta bene, meritavamo di vincerla credo. È peccato per questo episodio finale che non ci permette di portare a casa tre punti che oggi sarebbero stati veramente molto molto importanti. Stavamo tenendo bene il campo, avevamo sofferto però non più di tanto, avevamo creato anche qualche occasione per andare a fare il terzo gol, non ci siamo riusciti, avevo ridato un po' di peso al centrocampo e che avevamo riniziato la ripresa non come avevamo finito il primo tempo, e eravamo in partita, poi si è fatto male Mitch e ho messo Jacopo. E quando era tutto sotto controllo purtroppo siamo stati beffati, è un peccato perché ci avrebbero fatto veramente comodo questi tre punti, però insomma indietro non si può tornare, noi guardiamo avanti e martedì ne abbiamo già un'altra molto molto complicata. E noi potevamo evitare di prendere un gol nel recupero, purtroppo è capitato, come non capita solo a noi ma capita a tante squadre, e prendiamo questa lezione, speriamo che possa essere utile per il futuro. Abbiamo pareggiato una partita che penso non meritavamo di pareggiare, usciamo con delusione, proveremo a trasformare questa delusione martedì in carica agonistica per ottenere i tre punti in casa.